Prego, signor Vinciguerra, si accomodi in quella sedia. Lei, siccome il processo viene ripreso dalla televisione, ha diritto a non essere ripreso. Se invece è indifferente, No problemi. consente alle riprese. Ci può dire come si chiama lei? Nato? Vincenzo Viciguerra, nato a Catania il 3 1900? 49. 49. Benissimo. Possiamo procedere. La parola al procuratore generale. Grazie, buongiorno, signor Viciguerra, buongiorno. Lei, diciamo, si è assunto la responsabilità dei fatti di Peteano. Esatto, ecco, se vuole riferire alla Corte, diciamo brevemente quel fatto è conosciuto, però giusto per introdurre a quando risale In cosa consiste? Guardi, allora, l'attentato di Petiano risale al 31 maggio 1972. I carabinieri hanno ricevuto e registrato questa telefonata anonima. Senta, vorrei dirle che glasè una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada de Poggio Terfermata a Savogna. da Poggio Da Terfermata Poggio Terfermata la zona 500. Sul posto accorrono alcune pattuglie di carabinieri. C'è un'auto abbandonata, una 500 bianca. È una trappola. Imbottita di esplosivo, la macchina salta in aria. Tre carabinieri muoiono dilaniati, un quarto resta mutilato. L'inchiesta appare fin dall'inizio viziata da depistaggi e inquinamenti. Si segue dapprima un'inconsistente pista rossa, poi ci si indirizza verso un gruppo di sei persone, alcune delle quali appartenenti alla piccola malavita locale, che verranno tutte arrestate. Assolte dapprima con formula dubitativa, dovranno attendere 6 anni prima che nel 79 venga riconosciuta la loro totale. Si aprirà a quel punto un'inchiesta a carico di ufficiali dei carabinieri e di magistrati. L'accusa è di aver deviato le indagini. L'istruttoria sulla strage, nel frattempo, si era indirizzata verso gli ambienti neofascisti. È stato fatto contro lo Stato. Contro lo Stato. Contro lo Stato, un atto di guerra contro lo Stato. E necessariamente contro lo Stato si deve colpire un'istituzione dello Stato, in questo caso l'Arma dei Carabinieri. Quindi in quell'attentato sono morti 3 carabinieri e un arresto preventivo. Per conto di chi l'ha fatto, l'ha Non l'ho fatto per conto mio. fatto per conto suo. Esatto. Ecco, Non lei ci in quel sono periodo. mandanti ed organizzatori in quell'attentato. È stato fatto all'insaputa di tutto l'ambiente dell'estrema destra. Tutto l'ambiente? Dell'estrema destra, sia veneta, sia italiana. Ecco, senta, questo avviene il 31 maggio 72, su questo lei si è assunto la sua responsabilità, invece l'altro episodio per cui lei ha riportato condanna è quello del dirottamento di Ronchi dei Legionari. Il dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari del 6 ottobre 1972 prefiggeva autofinanziamento del gruppo mio, Qual è il suo gruppo? gruppo di Udine, Il gruppo? persone che abitavano Udine, era un gruppo circoscritto alla città, non era un gruppo su scala regionale, diciamo su scala cittadina. Persone Non ho capito. che facevano parte del gruppo di Ordine Nuovo. E permettere, trovare, diciamo, avere il finanziamento per consentire a Carlo Cicuttini di operare sulle corde vocali, perché era stato lui il 31 maggio del 72 a telefonare ai carabinieri per portarle sul luogo dell'attentato. Senta, vorrei dirle che glasè una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada de Poggio Terfermata a Savogna. Beh, ci ritorniamo Beh, dopo. però mi scusi, mi scusi un Prego, attimo, prego. lei prima ha detto l'ho fatto io da solo, adesso mi sta dicendo che aveva un complice. No, guarda, io non parlo di complici, vabbè, capisco. Però è meglio che chiariamo una cosa, che sia ben chiaro. Io ho detto che l'ho fatto da solo perché è evidente che l'ho fatto con persone che agivano insieme a me, due. Per il trattamento aereo ho usato anche più persone che però non sono conosciute dalla magistratura italiana. Ecco,
complice. Allora, non ho complice. Senta, torniamo un attimo a Peteano. Prego. Peteano, lei lo ha fatto insieme a Cicuttini o no? Sì, chiaro. Prima Carlo Cicuttini e Vanno Boccaccio. Ecco, Cicuttini, se vuole riferire che cosa fece esattamente Cicuttini nell'ambito dell'attentato di Peteano. Cicuttini telefonò ai carabinieri per attirarli sul luogo dell'attentato. Esattamente, per indirizzare i carabinieri sul luogo dove c'era la macchina che poi esplose. Esatto, che poi esplose. Poi lei ha parlato di Ronchi dei Legionari, dicendo che è un fatto motivato da un'esigenza di autofinanziamento e di aiutare anche ovvio, di avere anche il denaro per far operare il cordovicale Carlo Cicuttini. Esattamente. Perché c'era la necessità di fare operare Cicuttini? Perché c'era questa necessità? La necessità c'era per il fatto che lui aveva telefonato ai carabinieri senza camuffare la voce. Quindi era perfettamente riconoscibile. Ci siamo, quindi aveva necessità di cambiare la voce sostanzialmente, di fare un'operazione alle corde vocali per evitare che si risalisse. Modificare la voce. Benissimo. Senta, lei in precedenza all'attentato di Peteano aveva fatto parte della struttura Ordine Nuovo? Guardi, io ero dal 68 reggente di Ordine Nuovo di Udine. Non ho capito? Era il reggente di Ordine Nuovo di Udine. Di Udine. Ecco, senta, vuole riferire quando entrò in Ordine Nuovo e com'era strutturato Ordine Nuovo, brevemente per chi non conosce. Guardi, io sono entrato in Ordine Nuovo che avevo 16 anni. Come dice, non ho capito. Sono entrato in Ordine Nuovo che avevo 16 anni. Mi sono trovato un'organizzazione che sembrava facesse una politica diversa, più attiva, più dinamica di quella del Movimento Sociale Italiano. Sì. Ma un'organizzazione esclusivamente politica. Questo è l'Ordine Nuovo che ho conosciuto io. Ecco, chi era a capo di Ordine Nuovo? Come era strutturato Ordine Nuovo? Beh, Ordine Nuovo, il capo era Piero Raut, sul sì? piano nazionale. Nel Veneto era Carlo Maria Maggi. Chi era? Carlo Maria Maggi. Ecco, insieme a Pino Rauti c'era qualcun altro ai vertici della struttura di Ordine Nuovo? C'era Paolo Andriani, Giulio Maceratini, Rudino Fermonte, Paolo Signorelli. E Paolo Signorelli, questi esatto. erano. A livello territoriale invece come era organizzato, come era strutturata Ordine Nuovo? A livello territoriale, dovunque c'era un gruppo in ogni città, c'era Udine, c'era Trieste, Venezia, Mestre, Padova, Verona, tutto faceva comunque capo a Carlo Maria Maggi. Ecco, allora andiamo per ordine. Soprattutto nel nord-est c'erano delle strutture di Ordine Nuovo. Lei vuole riferire diciamo anche i nomi, ha fatto anche i nomi delle persone che erano inserite nelle singole città. Se li ricorda, a Padova chi c'era? Sì? A Padova c'è Lucio Altoverlo, che mi ricordo io, c'era Franco Freda, Aldo Trinco, a Mestre c'era Adolfo Zorzi, Martino Siciliano, queste le persone che ora io ne ho colpiti solo alcuni. Allora, ha detto Franco Freda, Martino Siciliano, poi? A Verona, a Verona chi c'era? A Verona chi c'era? A Verona c'era Roberto Besutti e Elio Bassagrande. Marcello Sofiati. Marcello Sofiati c'era a Verona? Certo, a Verona c'era Marcello Sofiati. A Venezia? A Venezia Carlo Maria Maggi. A Udine chi c'era, oltre lei? A Udine c'ero io, Carlo Cicuttini, Ivano Boccaccio sì? e altre persone che non ho mai identificato e non identificherò nemmeno oggi. Cesare Turco? Cesare Turco. C'era anche Cesare Turco? C'era anche Cesare Bene. Turco, sì. Ecco, per la conoscenza della Corte, Ivano Boccaccio rimase ucciso in occasione Boccaccio. Della vicenda del dirottamento di Ronchi dei esatto, Legionari. Esatto, è rimasto ucciso in quell'occasione. A Roma chi c'era? A Roma? Sì. A Roma l'elemento che ho conosciuto io più di spicco
era attivistico, era Paolo Sicorello. Poi, ecco, come ho detto prima, c'era Piero Raute, Paolo Andriani, Giulio Maceratini, Rutilio Sermonte e altri che in questo momento mi sfuggono, insomma. Ho capito, quindi c'era il gruppo, diciamo, il gruppo pensato, dirigente, il gruppo dirigente nazionale era questo. O lei, a un certo punto, perché si allontana da Ordine Nuovo? Che cosa scopre o che cosa sospetta? Guardi, io faccio questi nomi, per essere chiari, io faccio questi nomi collocandole fra quelli che collaborano con i servizi segreti e gli apparati di sicurezza dello Stato. D'Ordine Nuovo c'è prima c'è il rientro dell'Ordine Nuovo nel movimento sociale italiano, siamo nel dicembre del 1969. Sì. Quindi si crea, diciamo, una certa situazione, un po' di disagio, però ho mantenuto i miei legami con Maggi, ad esempio. Mi allontano da Ordine Nuovo quando nell'estate del 6 luglio del 71 Carlo Maria Maggi mi propone di uccidere Mariano Rumor. Di uccidere? E me lo propone, e però l'errore... Aspetti che c'è il Presidente di uccidere che la fa... Vada con calma. Di uccidere Mariano Rumor. Ma il vabbè. Al momento... Aspetti, adesso glielo faccio raccontare, mi seguo perché altrimenti perdiamo il filo e siccome la storia è complessa si fa fatica. Quindi... La domanda era questa, lei esce per quale motivo? Io esco proprio perché in quella proposta c'era anche la certezza che sarei stato, diciamo, aiutato dalla scorta del ministro dell'interno, allora era ministro dell'interno, presidente Mariano Rumor, aiutato dalla scorta. A quel punto lì appare evidente che Carlo Maria Maggi e Delfonso Sorzi erano insieme, non erano certo... pure rivoluzionari. Guardi la corte, non erano pure rivoluzionari, non si uccide una personalità dell'importanza di Mariano Rumor con l'aiuto della sua scorta. C'erano evidentemente legami che io non conoscevo. Da quel momento ho preso le distanze. Benissimo, quindi il motivo è questo, cioè la collusione, l'episodio scatenante è questo di Mariano Rumor. Ecco, vuole riferire nel dettaglio dove avvenne questa, chi fece questa proposta di uccidere Mariano Rumor, dove avvenne, per quante volte le fecero questa proposta? Guardi, la proposta venne fatta nel luglio del 1971 in coincidenza con la scarcerazione di Franco Freddi e Giovanni Ventura, che erano stati scarcerati proprio quel mese, ovviamente non ricordo il giorno. Carcerazione o scarcerazione? Vengono scarcerati, erano stati arrestati dal giudice Giancarlo Tiso, credo nell'aprile del 71, vengono scarcerati nel mese di luglio del 1971. E quello è il momento in cui Maggi, Carlo Maria Maggi e Delfonso Sorzi mi fanno questa prima proposta. La proposta poi viene ripetuta nell'autunno del 71, non ricordo il mese, e per l'ultima volta viene ribadita nei primi mesi del 1972. Bene, questa proposta dell'omicidio di Mariano Rumor lei la declina, la respinge, non l'accetta. Io non posso partecipare a un'operazione con la scorta del ministro, non avrei creduto in quello che dicevo di credere. Ecco, perché dove doveva venire l'omicidio Rumor? All'interno della villa di Mariano Rumor. Che abitava dove? A Vicenza. A Vicenza. Quindi lei fece presente questa certezza di essere arrestato perché c'era la scorta? No, io non feci nessuna certezza, perché se la scorta mi avrebbe... Io ho creduto che la scorta avrebbe facilitato il mio ingresso nella villa, ma ho sospettato che si sarebbe invece accorta all'uscita. Sì. Sa, un rivoluzionario, un giovane rivoluzionario morto, di poco più di 20 anni, sarebbe stato molto comodo per aprire e chiudere un'inchiesta. È del tutto. E chi aveva deciso l'omicidio di Mariano Rumor aveva conseguito pienamente il suo risultato. Del tutto chiaro, chiarissimo. Bene, quindi questo fatto che, diciamo, avviene tra la fine del 71 e l'inizio del 72 le dà quella consapevolezza di uno stretto legame tra Ordine Nuovo e, esatto, e apparati dello Stato. Benissimo. E per questo motivo che lei prima ha detto Peteano l'ho fatto da solo, è una guerra, è un'azione contro lo Stato, un'azione di guerra contro lo Stato. Esatto, nel momento in cui agisco
decido di agire contro lo Stato, non mi rivolgo certo a Carlo Maria Maggi e del consorzio. Di conseguenza agisco e opero totalmente da solo, sia nel caso di Petiano, sia nel caso del trattamento di Ronchi Regionale. Io credo che l'Ordine Nuovo sia una perfetta diversione strategica. Sotto la facciata nazista si nascondeva qualcosa che del nazismo o col fascismo non aveva niente a che vedere. Potevano ispirarsi sul piano storico al passato regime, ma si ritenevano impegnati nell'attualità a difendere questo Stato anticomunista. Personaggi che hanno appunto tutti quanti una caratteristica in comune: essere legati ai corpi dello Stato, essere legati allo Stato italiano, al di là delle etichette e della rappresentazione che si sono fatti e ne è stato fatto. Un'enorme fiducia in quelli che allora ritenevo forse i miei camerati, e soprattutto non ho mai conosciuto in vita mia uno che mi abbia detto sono dei servizi segreti. Ecco, non ho mai avuto nessun contatto con nessuno, mai, proprio mai. A seguito della proposta di attentato rumor, scopro che sono collegati con i vertici, evidentemente la polizia, crolla definitivamente il mito degli ordini nuovi rivoluzionari. Quello è pazzo, quello è un pazzo lucido. È convinto che sia, non solo dei servizi segreti, ma che sia un capo, anche di fronte al giudice, ha detto sì, il dottor Maggi mi ha proposto di ammazzare l'uomo. Ha un mezza sega, ha un ragazzino mezza sega, andiamo a proporre di ammazzare un primo ministro dicendo la scorta è d'accordo anche. Ecco, è una cosa che non capirò mai, perché lui si è inventato questa roba.